Buongiorno a tutti, oggi facciamo un video un po' particolare perché vi mostro la mia collezione turkeniana. Credo che possa essere una cosa carina condividere un po' i nostri piccoli tesori. Per vedere sempre appunto a livello soprattutto di libri, di saggi, che cosa c'è in giro, che cosa possa interessare. I saggi a tema Tolkien sono veramente tanti e tutti super interessanti. Io ho una collezione che non è assolutamente una grande collezione e fra l'altro io non sono una lettrice di tutto Tolkien. Io, come vedrete, ho letto, diciamo, i fondamentali e poi la maggior parte dei libri che ho sono o edizioni diverse dello stesso testo oppure saggi a tema Tolkien. Quindi è una collezione effettivamente un po' particolare. Ci sono poi due giochi che vedrete in coda e che sono un po' fra le ciliegine sulla torta della mia piccola collezione. E insomma, una collezione piccola ma abbastanza curata e secondo me interessante. Ci sono alcuni oggetti, alcuni libri, alcuni testi piuttosto belli, piuttosto interessanti. Vi ricordo che la musica che ascoltate in sottofondo a questo video, così come tutte le musiche che ascoltate in sottofondo ai miei video a tema Tolkien, sono rielaborazioni fatte da me al violoncello delle musiche originali di Howard Shore per Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Questo nell'ambito del mio progetto 2021 Tolkieniano, che appunto prevede la riedizione, l'arrangiamento per violoncello di alcune appunto delle musiche dei film. Il progetto sta andando avanti, vi lascio qui sotto la playlist. È una playlist in continuo aggiornamento, naturalmente, di alcuni ho già registrato gli audio, devo ancora fare i video, insomma, alcuni sono ancora in fase di montaggio. E insomma, mi fa piacere se andate ad ascoltare alcune di queste cover. Vi lascio anche i video a tutti gli altri, a tutta l'altra playlist, insomma, a tema tolkieniano e in particolare ai due video che ho fatto in collaborazione con Arianna Bonardi. Sono due video di cui vado particolarmente fiera perché Arianna è veramente una YouTuber molto interessante che porta sempre contenuti molto belli, molto interessanti sul suo canale, quindi è stato molto bello collaborare con lei. Quindi vi lascio naturalmente anche i link ai nostri video insieme. Detto ciò, procediamo e insomma vi mostro appunto i miei piccoli tesori. Questa è la mia mensola a tema Tolkien, come potete vedere non è una grandissima mensola. Ora vi mostro molto molto rapidamente che cosa contiene, poi andiamo a vedere i singoli libri nel dettaglio. Eccoci qua, il video sarà un po' tremolante perché il treppiede fino a qua non arrivava. Allora, qua davanti abbiamo, tanto per cominciare, un piccolo puzzle dell'Hobbit. Questo qui era proprio così, un gadget, niente di che. Era nell'uovo di Pasqua dell'Hobbit che uscì l'anno in cui appunto uscì al cinema l'Hobbit. Qui davanti troneggia naturalmente il cofanetto che poi vediamo nel dettaglio con la colonna sonora del Signore degli Anelli e la pipa. Questa pipa qua era in realtà del nonno di mio marito e praticamente l'ho messa lì perché ovviamente mi ricorda moltissimo Tolkien. Oltre alla pipa campeggia anche un sacco di polvere che approfitterò di questo video per togliere, visto che adesso andremo a togliere tutti i volumi dallo scaffale. Non ve li mostro da qua apposta per parlarvene poi singolarmente nel dettaglio. Parlando di una collezione tolkieniana, iniziamo ovviamente dalla base, ovvero Il Signore degli Anelli. Io non ho avuto un approccio semplicissimo con il Signore degli Anelli, poi magari vi racconterò un pochino come l'ho scoperto, eccetera. Comunque, questa è stata la mia prima edizione del Signore degli Anelli, quella sul quale io lo leggo tuttora, è tutto un po' sottolineato, un sacco di passaggi, soprattutto la Compagnia dell'Anello è veramente molto vissuto, perché me lo porto spesso in giro, anche quando vado in vacanza, ad esempio, cose di questo tipo. E questo qui è un'edizione che io amo particolarmente. L'avevo comprata nei tre volumi separati perché all'epoca lavoravo fuori Genova e prendevo il treno tutti i giorni e leggevo in treno fondamentalmente. Quindi questa edizione, che fra l'altro secondo me ha delle copertine semplicemente stupende, secondo me questa edizione è davvero molto bella. Mi piacerebbe molto avere anche il volume unico della Bompiani e prima o poi in qualche mercatino magari riesco a recuperarlo. Quindi questa è la mia edizione storica, a cui tengo tantissimo, del Signore degli Anelli. Questa è la famosissima edizione Rusconi. Questa non è la prima edizione, ma è l'edizione degli anni 80, comunque, insomma, 86 direi. Sì. E
E questa è bellissima, ha la mappa in fondo, spettacolare, vabbè, si sa, insomma, questa edizione qua è veramente, veramente un cimelio a cui tengo tantissimo, l'avevo pagata pochissimo, ora qua ho tolto il bollino, ma l'avevo pagata tipo 6 euro, 7 euro, una roba del genere in un mercatino. E questa è molto bella, in realtà non l'ho mai letta, nel senso che non voglio rovinarla e non la uso mai, però questa edizione qua è anche quella nella quale io credo di averlo visto per la prima volta a casa di un amichetto quando ero piccola, quindi sono particolarmente legata a questa edizione qua e prima o poi farò anche l'esperienza di leggerlo su questo. Sempre per quello che riguarda i fondamentali, passiamo allo Hobbit, che ho naturalmente nella celeberrima edizione Adelphi, e l'ho annotato che ho acquistato qualche mese fa, perché quest'anno nell'ambito del mio progetto appunto 2021 tolkieniano voglio rileggere l'Hobbit e vorrei farlo proprio in questa edizione, quindi questa qua è un acquisto piuttosto recente. Non sono una grandissima amante di queste copertine nere della Bompiani, però insomma l'edizione annotata dell'Hobbit credo che sia veramente veramente carina. Sempre per quello che riguarda lo Hobbit, non poteva mancare ovviamente lo Hobbit a fumetti, che devo essere sincera non amo particolarmente, non tanto per i disegni che sono molto belli, ma perché ha un lettering veramente molto fitto, cioè i balloon sono veramente strapieni di lettere e parole tutte appiccicate, quindi non l'ho particolarmente apprezzato per questo motivo, perché sinceramente io non amo leggere quando le parole sono troppo troppo appiccicate, troppo piccole, però sicuramente dal punto di vista grafico è un bellissimo prodotto, insomma. E ho anche questo Hobbit illustrato. Tra l'altro con questa copertina in stoffa meravigliosa che purtroppo è tutta rovinata perché nella casa dove abitavamo prima c'era molta umidità, i libri si sono rovinati tantissimo. Questo qui tra l'altro non l'ho più visto, quindi può anche essere che progressivamente diventi un pezzo da collezione. È davvero molto carino, è pieno di illustrazioni, quasi ogni pagina è illustrata e trovo veramente questo che sia un bellissimo, bellissimo oggetto, ecco, non sarebbe male in effetti leggerlo anche in questa edizione, che sicuramente con le immagini dà un qualche cosa in più, ecco, all'oggetto. Non l'ho più vista nelle librerie, non so assolutamente se venga poi rifatto, rieditato. Sta di fatto che questa è proprio la prima edizione quando uscì nel ottobre 2013, mi pare. Nell'ottobre 2013, esatto, prima edizione Bompiani, ottobre 2013, me lo ricordo perché a ottobre 2013 è nato il mio bimbo e quindi è proprio coeva del mio bimbo. Ultimo must di Tolkien, naturalmente, è il Silmarillion che ho solamente in questa edizione. Devo dire la verità, avevo fatto un po' di fatica a leggerlo, devo essere sincera. E può essere che magari gli dia una seconda possibilità. È tosto, è assolutamente tosto, ma credo che sia un testo importante da avere, da leggere, da approfondire il più possibile. Io l'ho trovato decisamente meno scorrevole rispetto al Signore degli Anelli e l'Hobbit, però ecco, è sicuramente un must. Libro che ancora non ho letto, Il Cacciatore di Draghi, che ho in questa edizione, che credo che sia un'edizione Mondolibri, una roba veramente di zero valore. L'avevo pagato 2,30 euro, ancora non l'ho letto, ma questo qui, giuro, sarà una delle mie prossime letture. Parlando di cose veramente, veramente belle, le lettere di Babbo Natale. Questo è un testo che adesso c'è in un'edizione economica della Bompiani, l'ho visto recentemente. Questa edizione così grande credo che sia fenomenale. I fan di Tolkien ovviamente già lo conoscono, sono le lettere che per svariati anni Tolkien ha scritto per suo figlio dicendogli che erano da parte di Babbo Natale, in cui raccontava un pochino tutta la preparazione del Natale. È meraviglioso, questo qui da leggere sotto Natale con i bimbi è veramente spettacolare. Io ce l'ho anche in questa edizione Pocket che avevo acquistato sbagliando, nel senso che pensavo che fosse decisamente più grande, invece è proprio microscopico. È una roba, è piccolissimo, quindi praticamente da leggere è sostanzialmente impossibile, però è sicuramente un oggetto a livello collezionistico molto molto carino.
E poi un libro molto controverso, ovvero Il Signore dei Tranelli, la parodia del Signore degli Anelli, che io ancora non ho letto. L'ho acquistato perché l'avevo trovato al libraccio, veramente a una cifra irrisoria, molto molto contenta di averlo, e poi ho letto delle recensioni terrificanti, quindi poi mi è passata completamente la voglia di leggerlo, però penso che rimedierò. La copertina naturalmente si rifà alla copertina dell'edizione Rusconi. Assolutamente la copertina naturalmente ricalca quella dell'edizione Rusconi, quindi a livello estetico effettivamente è molto carino. Credo che gli darò poi una possibilità e lo leggerò, almeno per giustificare il fatto di averlo comprato. Parlando di cimeli vintage, questo libro game, chi è nato negli anni 80 si ricorderà certamente i libri game, ovvero libri dove si poteva scegliere, insomma, che strada prendere, cosa fare. Questo era un libro di game di mio marito, di questa collana che andava veramente per la maggiore, e c'era proprio tutta una sezione dedicata alla Terra di Mezzo. Per cui era ispirato naturalmente alle vicende tolkieniane. Questo credo che sia veramente un piccolo cimelio per chi è nato nella mia epoca. Parlando di libri particolari, L'Atlante della Terra di Mezzo di Tolkien, che credo che ne sia uscita una nuova edizione recentemente. Questo è molto interessante perché è praticamente un'analisi geomorfologica, geografica, dei terreni, di tutti i vari paesaggi attraverso le descrizioni di Tolkien. Appunto, è stato ricostruito in un vero e proprio atlante geografico, come se fosse di posti reali, tutte le mappe, insomma, tutto ciò che ruota intorno ai territori raccontati nell'opera di Tolkien. Questo credo che sia veramente molto interessante. Io l'avevo comprato perché mio marito è geologo e è appassionato anche lui del Signore degli Anelli, e quindi ce lo siamo guardati insieme, ed è molto bello, credo, vedere come ci siano professionisti, insomma, che hanno fatto studi scientifici, che mettono la propria conoscenza al servizio di un mondo immaginario. Credo che sia una cosa estremamente affascinante. Questo è un libro veramente molto bello, Il Medioevo e il Fantastico di Tolkien. L'ho comprato perché mi interessava fondamentalmente il saggio sulla fiaba, ed è molto molto interessante, nel senso che è un saggio scritto da Tolkien su tutto ciò che ruota intorno ai mondi fantastici medievali. Questo è davvero un saggio anche bello da poter eventualmente regalare a qualche appassionato di storia o di letteratura medievale. Sicuramente è uno splendido, splendido regalo. Tra saggi invece su Tolkien, questo è bellissimo, edito da Mimesis, La filosofia del Signore degli Anelli, dove ci sono vari saggi di appassionati e studiosi tolkieniani che affrontano alcuni degli aspetti della letteratura tolkieniana. Questo è veramente molto bello per approfondire l'universo tolkieniano. Credo che sia un testo molto originale e interessante. Albero di Tolkien, invece, edito da Bompiani, di nuovo una raccolta di saggi che analizzano come il Signore degli Anelli e in generale, insomma, i mondi tolkieniani abbiano influenzato la cultura di oggi. Anche questo è un saggio molto interessante. E questo è un saggio su Tolkien sul quale non so dirvi ancora granché perché lo sto ancora leggendo. Attualmente mi sta piacendo tantissimo, devo dire la verità. Anche questo l'ho trovato al libraccio, o sul sito forse del libraccio. E io trovo che sia molto interessante e originale. Analizza un po' anche la vita di Tolkien in relazione alle sue opere, quindi è davvero un saggio abbastanza completo e interessante, e ve lo consiglio. Fra i saggi di cui vado più fiera in assoluto c'è questo che ho acquistato la scorsa estate. È un testo in inglese, non esiste ancora tradotto in italiano, almeno fino all'anno scorso non esisteva. Quindi è in inglese, ma non è particolarmente difficile. Si intitola Tolkien and Wagner, The Ring and Der Ring, L'anello e l'anello. Analizza, come si può facilmente intuire, le analogie che legano Il Signore degli Anelli alla tetralogia wagneriana, L'anello del Nibelungo. Perché l'ho acquistato? Perché stiamo preparando con Arianna un bellissimo video su Tolkien e Wagner, che dovrebbe, se tutto va bene, uscire quest'autunno nella sua Tolkien Anthology.
E quindi questo è un tasto assolutamente fondamentale, lo sto studiando, è davvero molto 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 interessante e nella mia collezione tolkieniana devo dire la verità che per quello che riguarda i saggi credo che sia la punta di diamante, credo che sia stato veramente un grande acquisto, estremamente estremamente interessante. Prima di passare alle cose serie, qui abbiamo il primo volume di questa serie dedicata ai film, quindi il racconto del film è veramente un riassuntone trashissimo, però è pieno di foto bellissime. L'ho trovato sul sito del libraccio, sono in attesa di accaparrarmi anche gli altri due, ovviamente, quelli relativi agli altri due film. Questo appunto cioè, ha soltanto la trama e le immagini della Compagnia dell'Anello. Questo è un libro per appassionati del film, ecco, niente di, di particolare, però secondo me nella collezione sono veramente carini, carini da avere. Prima di passare ai pezzi forte e in particolare al mio tesoro che vi mostro fra poco, vi mostro i CD della colonna sonora di Howard Shore per Il Signore degli Anelli. Ci sono anche queste cartoline bellissime che mi piacerebbe in effetti incorniciare e appendere, vediamo, ci studierò su. La musica di Howard Shore non ha bisogno di presentazioni, io ho acquistato questo CD, questo cofanetto di CD quando ho deciso di trascrivere, di arrangiare per violoncello la colonna sonora e mi è stato di grande aiuto, credo che davvero sia bellissimo averlo in CD perché sì che si può ascoltare da internet in mille modi, però secondo me è davvero un bel prodotto da avere e i pezzi sono ovviamente spettacolari. Sempre restando a tema film, naturalmente non possono mancare i due cofanetti. Ahimè, sono quelli con le trilogie cinematografiche e conto a breve di procurarmi anche quelli con le trilogie integrali, diciamo. Li ho consumati, questo veramente è inutile dirlo, e insomma, vabbè, qualunque fan della saga non può non avere i DVD del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Siamo quasi addirittura d'arrivo, prima di mostrarvi i due giochi di cui vado particolarmente fiera, vi mostro quello che io definisco il mio tesoro, ovvero questo spettacolare, spettacolare cofanetto che ho acquistato l'anno scorso, direi, che contiene i volumi illustrati da Alan Lee del Signore degli Anelli e dello Hobbit in inglese. L'ho acquistato perché da tempo volevo acquistare una versione in inglese del Signore degli Anelli e da tempo volevo acquistare un'edizione illustrata del Signore degli Anelli. Mi piacerebbe fare poi un video apposito proprio solo su questo cofanetto. Vi mostro solamente uno dei volumi, che fra l'altro pesano veramente una tonnellata. E questo ad esempio ovviamente è il volume dello Hobbit, è veramente spettacolare, è un prodotto editoriale stupendo con le illustrazioni di Alan Lee e la carta è meravigliosa, ci sono c'è il segnalibro in stoffa, cioè veramente un'edizione bellissima. Ovviamente non serve che vi dica che non è un'edizione particolarmente economica, ma d'altra parte due reni ce l'abbiamo apposta perché così uno possiamo vendercelo per comprare tutte queste cose tolkieniane assolutamente indispensabili, per cui ecco, questa è la situazione. Anche gli altri volumi, avevo detto che avremmo usato uno solo, invece ovviamente non potevo resistere, anche gli altri volumi sono tutti bellissimi e sono pesantissimi, sono veramente dei mattoni e bellissimi, cioè non so che dire, ogni volta che guardo questo cofanetto io me ne innamoro e mi chiedo come abbia fatto a vivere senza fino all'anno scorso. È veramente un acquisto consigliatissimo, poi appunto magari ve lo mostro un pochino più nel dettaglio e vi posso dire che ha un prezzo abbastanza elevato ma che vale ogni singolo centesimo. Passiamo infine agli ultimi due gioiellini e questo è il gioco Lego dello Hobbit, ho anche quello di Star Wars e ne esisteva anche uno di Harry Potter che però insomma, non sono riuscita a prendere, so che su eBay si trova a cifre abbastanza elevate, io in realtà l'avevo pagato una cifra equa perché lo comprai quando uscì e è bellissimo, anche su questo mi piacerebbe tantissimo fare un video apposito. Praticamente lo sapete, insomma, si monta il tabellone e poi si gioca, ci sono tutte le casette Hobbit, bisogna cercare gli Hobbit, insomma è veramente veramente molto carino.
E poi abbiamo infine l'altro mio tesoro, ovvero questo gioco strepitoso dell'Hobbit, illustrato da John Howe, che è uno degli illustratori insieme ad Alan Lee delle scenografie, diciamo, del film, delle ambientazioni del film. Quindi non c'è bisogno che vi dica che le illustrazioni del tabellone delle carte sono assolutamente spettacolari. Di questo sicuramente farò un video a parte perché vi voglio proprio mostrare le carte, il tabellone e tutto quanto. È un gioco meraviglioso in cui praticamente viene riprodotto il viaggio di Bilbo che da casa sua, insomma, deve andare a sconfiggere il drago Smaug superando svariate prove. L'ho acquistato durante il lockdown, ci abbiamo giocato tantissimo. Anche questo non è particolarmente economico, però comunque una cifra assolutamente abbordabile. E vale anche questo ogni singolo centesimo perché è illustrato davvero bene e il gioco dura tanto, quindi vale anche la pena perché ci si intrattiene per un bel po' di tempo. E veramente questo è uno dei pezzi che preferisco. Bene, questa è la mia collezione tolkieniana, spero che il video vi sia piaciuto e che alcune di queste cose possano aver suscitato la vostra curiosità. Nel caso fatemelo sapere nei commenti, posso anche fare video singoli sui singoli libri magari o sui giochi o sulle cose che più vi hanno incuriosito. Vi lascio qui sotto naturalmente i link a tutti i video a tema Tolkien, compresi naturalmente quelli fatti insieme ad Arianna. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!